In Francia si insinua l'ombra del serial killer. Nordal Lelandais, 34enne ex militare attualmente in carcere, è già il sospettato numero uno in due casi criminali. La scomparsa a fine agosto della piccola Maëlys, di 9 anni, sparita durante un matrimonio nell'Isère. Diversi indizi fanno pensare che Lelandais abbia prima rapito e poi ucciso la bambina. L'uomo inoltre da questa settimana è accusato anche dell'omicidio di un giovane caporale svanito ad aprile a Chambéry, il cui cranio è stato ritrovato a settembre su un sentiero e identificato lunedì. A incastrare Lelandais, le celle telefoniche, il suo cellulare e quello del 23enne hanno agganciato le stesse celle la notte della scomparsa. Ma ora gli investigatori della Savoia stanno facendo luce su altre sparizioni misteriose avvenute negli ultimi anni nella regione del lago di Annecy. Quella di un 24enne cuoco belga che non ha dato più notizie di sé dallo scorso luglio e quelle di altri due uomini volatilizzati nel settembre 2011 e 2012 dopo un festival di musica elettronica. E gli inquirenti allargano il campo anche a un altro caso irrisolto. L'uccisione di tre persone di origine irachena e un ciclista francese a Chevalin, nei pressi del lago. L'assassino, del quale esiste un identikit, non è mai stato individuato. Sotto la luce dei riflettori, infine, anche il caso di Estelle Mouzin, la bambina scomparsa nel 2003 nei dintorni di Parigi. In quel periodo, Lelandais era a distanza con l'esercito proprio nei pressi della capitale.